Oggi chiediamo allo Spirito Santo la grazia di capire le sue ispirazioni quotidiane e il dono dell'obbedienza. Dagli Atti degli Apostoli, il capitolo 16, i versetti sono il 6 e il 7. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia di Asia. Raggiunta la Misia, si dirigevano verso Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Spirito Santo di Dio, ti prego, prendi il controllo totale della nostra vita, come hai fatto con Paolo e Timoteo. Tu li hai guidati e la loro vita e il loro ministero sono diventati una benedizione per una moltitudine di uomini e di donne attraverso i secoli. Anche noi vogliamo affidare a te il controllo totale dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle nostre azioni. Amen.